La situazione attuale è una situazione di stallo, attendiamo alcune risposte dalla Regione. Abbiamo avuto questi contatti tramite l'impegno di alcuni consiglieri comunali, Cangemi e il signor Mauro, i quali si sono adoperati per noi per cercare di poter muovere le fila di questa discussione, di questa situazione. Io tenevo particolarmente a questa ripresa, a questa intervista con IBS e con Tele8 contemporaneamente per mettere in luce proprio, già lo dice il fatto stesso, siamo dinanzi a due operatori di società diverse, proprio perché noi non ci stiamo schierando da nessuna parte politica e il nostro scopo è solo quello della chiarezza, dello stipendio e logicamente del posto di lavoro in futuro se deve essere. Personalmente penso di avere l'unica occasione, non so se me ne saranno date altre, di chiedere proprio personalmente scuse al signor sindaco, io personalmente, Urso Alfredo, che non ho avuto l'opportunità di riferire la risposta alle sue, diciamo così, proposte. Risposta che giustamente lui stesso ragionevolmente mi ha bloccato, perché i ragazzi, i miei colleghi, presi dalla disperazione, sono subito venuti qua in aula consigliare, hanno bloccato tutto. Giustamente è stato un contrattempo di situazioni e rispetto il suo parere. Umilmente chiedo scusa e chiedo cortesemente di non essere accusati di parteggiare da una parte, dall'altra. Qua non si parteggia per niente, qua si parteggia solo per la fame. Si va solo dal lato della fame. Non chiediamo altro che gli stipendi, la possibilità di lavorare e il posto futuro, se serve. Per quanto riguarda la situazione nostra, è sempre più critica e siamo sempre in attesa di risposte salienti e di qualcosa di concreto. Abbiamo la pazienza, siamo calmi, finora non è successo niente, che ben venga. E di contro devo dire che non abbiamo altre alternative, non tengo a specificare che è una situazione proprio di calma totale, non si vuole accusare nessuno, non si vuole parteggiare da nessuna parte politica, da nessun lato, né Alfano, né Cristaldi, né sindaci. La nostra è solo una posizione di operatori. Non siamo nelle condizioni di giudicare le proposte fatte dal Comune, non siamo nelle condizioni di giudicare nient'altro. Possiamo accettare delle richieste di pagamenti, indubbiamente, perché parlando di soldi si può fare di tutto. Siamo talmente affamati che di fronte a Dio denaro si ferma tutto, anche la nostra quasi dignità. Però è assurdo accusarci di parteggiare da un lato e dall'altro. Siamo soltanto qui per il nostro posto di lavoro e per i soldi. Non si vuole danneggiare nessuno, né le istituzioni, né la Bellice Ambiente, né i comuni, né tantomeno il signor Cristaldi, né tantomeno l'Alfano. Non ci interessa niente, le diatribe che restino fuori. Non è competenza nostra, non è competenza degli operatori andare a risolvere queste cose. Siamo arrivati ai vertici della Regione grazie a questi due consiglieri, proprio perché sarà la Regione, penso, ad occuparsi di questi problemi, problemi che a noi non competono. Ripeto, il nostro compito è raccogliere l'immondizia, non stare dietro una scrivania. Dietro la scrivania ci sta chi deve risolvere i problemi. Noi siamo umili operatori. Spero che tutta la cittadinanza inoltre ci segua il problema, è un problema reale, è un problema che deve essere risolto, anche perché a questa città noi abbiamo dato di tutto. I nostri genitori hanno dato tasse, consensi, hanno dato voti, hanno dato amicizie, hanno dato un rapporto proprio da padre a figlio. È assurdo abbandonare questa gente in queste condizioni. Anche le istituzioni, ai vertici, la Regione, che si muova, perché è veramente assurdo lasciare questa parte della Sicilia nella più totale confusione. Io non capisco come 85 famiglie possano essere abbandonate mentre il resto degli operatori, gli altri 200 errotti, continuano tranquillamente, hanno anche degli arretrati, però perlomeno possono mettere la pentola, possono mandare avanti le famiglie e sfamare i propri figli. Cortesemente aiutate anche questa povera gente a risolvere questo problema con dei consensi e con delle vostre opinioni, perché siamo in una situazione disastrosa.